Prima di cominciare il video vi ricordo come al solito che se volete comprare su Starshop avendo uno sconto del 15% potete usare il codice sconto codice CURO, tutto maiuscolo, tutto attaccato, link in descrizione, sigla! Salve a tutti e benvenuti a questo nuovo video acquisti di luglio 2019. Video abbastanza sfigatello perché oltre a essere vestito male, ma quello non è tanto una novità, sono anche convalescente. Quindi farò del mio meglio per sbrigarmi questo video il più velocemente possibile e parlare il più in fretta possibile dei miei acquisti. Ma purtroppo per me e per fortuna per voi, ci sono anche gli acquisti del Rimini Comics. Quindi proprio andremo speditissimi, al massimo della velocità possibile, immaginabile, umana, per un video acquisti. Ecco, sto già perdendo tempo, cominciamo. Promise Neverland volume 10. È incredibile come questa serie sia più bella ogni numero che passa. Lo so che lo dico ogni volta, però ehi, è vero. Boruto volume 7. La cosa più importante di questo numero penso che sia l'introduzione di questo personaggio a metà tra Sasuke e Young Signorino che vedete in copertina. E basta, Boruto fa ancora schifo. Noragami volume 20. Ci sono un paio di avvenimenti che introducono a tutti gli effetti il tema sentimentale all'interno della serie. Se sarà una cosa buona o no lo scopriremo andando avanti nella lettura. One Punch Man volume 17. In questo numero si respira un po' l'atmosfera dei primi numeri di One Punch Man, quella dove c'era un mostro che nessuno riusciva a sconfiggere, arriva Saitama e con un pugno lo fa fuori. Ripetitivo sì, ma bello da morire. Fire Force volume 14 e Fairy Tail volume 41. Purtroppo non ho fatto in tempo a leggere nessuno dei due. Platinum End volume 10. Mi sta sorprendendo questa serie perché sta un pochino migliorando. Adesso che è finita tutta quella cavolata di combattimenti coi costumi scintillanti e le maschere eccetera, si è arrivati a una trama più fantapolitica, per così dire, che è come mi aspettavo che sarebbe stata questa serie. Quindi sì, un po' il contrario di Death Note da quel punto di vista, che Death Note partiva forte e poi si indeboliva, questo parte debolissimo ma poi un pochino si rafforza, ma poco, eh. Seraph of the End, Guren Ichinose, Catastrophe at 16, il titolo più lungo della storia dei manga, spin-off del famosissimo Seraph of the End, un manga che a me piace veramente molto, ma come vi ho detto col primo volume, 4 troverete qualcosa di completamente diverso, quindi se siete fan di Seraph of the End e volete prenderlo per vivere un pochino la stessa atmosfera e le stesse emozioni, potete fare a meno perché questa è tutta un'altra cosa. Dragon Ball Super volume 8, continua il torneo del potere e vediamo un piccolo accenno dell'ultra istinto. Oltre a una cosa che, se devo essere sincero, mi ha fatto un pochino storcere il naso, ovvero il maestro Muten che riesce a schivare i colpi di Jiren. Vabbè, va bene così, e Dragon Ball Super lo prendiamo come viene, dai. Dragon Ball Full Color, la saga di Freezer volume 4, non vedo l'ora che arrivi Super Saiyan, nel prossimo volume finalmente lo vedrò a colori, sono emozionatissimo. Gintama volume 52, vero capolavoro, il mio manga preferito in assoluto, serve ancora che dica qualcosa? Non serve che dica niente. Girl from the Other Side volume 4, che continua a confermarsi un bellissimo manga, una bellissima e dolcissima fiaba dark, consigliato a tutti quelli a cui piace il genere. L'attacco dei giganti Before the Fall volume 16, spero che siamo vicini alla conclusione. Quanto sta durando questa serie? Un pochino troppo. Vediamo Kaiklo e l'armata ricognitiva che vanno per una spedizione fuori dalle mura che sarà decisiva per l'uccisione ufficiale di un gigante, e scopriremo come andrà nel prossimo volume, immagino. Battle Royale volume 14, penultimo numero. Sono veramente in hype per vedere la sua conclusione. Ci sono mille cose che mi sto aspettando, mille cose che sto pensando su come potrebbe finire. Vedremo quale sarà quella giusta. Children of the Whales volume 12 e Kimba il leone bianco volume 1 di 2. Non ho fatto in tempo a leggere nessuno dei due. Per la Taniguchi Collection abbiamo Skyhawk, Kei, Uno Zoo d'inverno e Seton 1. Tutti davvero fantastici, ma se devo essere sincero, quello che mi ha colpito principalmente è Skyhawk. Scarrellata mensile di Marvel che, dato che sono tanti, non starò a parlare di ogni singolo volume a meno che non sia necessario. Tony Stark Iron Man volume 9, stesso schifo di slot, andiamo avanti. Daredevil volume 1 e Guardiani della Galassia volume 1, un fantastico nuovo inizio per entrambi. Questo l'ho preso più che altro per i disegni di Cecchetto che sono la fine del mondo, però l'ho adorato anche per la trama, mentre questo qua diciamo che l'ho preso più che altro per la presenza di Ghost Rider cosmico al suo interno, ma ci ho trovato una trama carina. Venom volume 12, dove si arriva a una sorta di punto di svolta per il personaggio, vediamo come Kate porterà avanti la storia da qui in poi. Immortale Hulk volumi 12 e 13, sempre fantastico. Avengers volume 9, viene dato sempre più spazio a Ghost Rider e io sono felicissimo. Amazing Spider-Man volumi 17 e 18 e Deadpool volumi 17 e 18. Ultimi per il fumetto americano, i due omnibus di Hellboy numero 4 e numero 5. Per il fumetto italiano, pochissimo, questo mese abbiamo il Dylan Dog 394, che mi è piaciuto molto. Adesso rapido sguardo sugli acquisti del Rimini Comics. Abbiamo la ristampa di Tales of Suspense 39, che è il primissimo volume su cui è apparso il personaggio di Iron Man, il mio supereroe preferito. L'ho visto lì e me lo sono comprato. Ora ci andiamo un pochino di arretrati, ho recuperato due numeri di Dylan
la grande avventura che mi mancavano, 4 numeri dell'emblema di Roto vecchia edizione che mi mancavano, il primo numero di Black Butler che ho trovato in prima edizione a 3€ e quindi ho detto perché non prenderlo, e il nono volume di Breakblade che è quello a cui la GP ha scelto di interrompere la serie, dato che avevo anche gli altri 8 ed è una serie che comunque mi piace molto, ho detto perché non arrivare a prendersi tutto quello che è uscito in Italia, tanto l'ho pagato 2€. Arriviamo alle cose un po' più succulente. Ho recuperato Reiraku, la caduta di Inio Asano, la primissima opera che leggo di Inio Asano nella mia vita, e mi ha fatto innamorare. Io l'ho adorato questo fumetto, veramente uno dei manga che più mi ha colpito di sempre. Secondo volume di Mechaz per la Manga Senpai, dove finalmente si cominciano a vedere un po' di combattimenti e devo ammettere che sono molto appaganti. Secondo volume di Addio Darwin, una roba meravigliosa. Questo fumetto qua è una delle robe più belle che potete trovare comiche italiane al momento. Vi consiglio assolutamente di recuperarlo perché ora come ora poche altre cose vi faranno ridere e vi sapranno intrattenere come questa. Tra l'altro me lo sono fatto sketchare dall'autrice, mi sono fatto disegnare Barbossa, dato che anche lei è una grandissima fan di Pirati dei Caraibi. Good Bad Neighbors volume 1 per la casa editrice Prismatics, che io non conoscevo e ho conosciuto alla fiera. L'ho preso perché era un dark fantasy e come genere mi piace un sacco, ma devo ammettere che ha superato le mie più rosee aspettative. Questo volume riesce a creare dei personaggi e delle situazioni che si andranno poi a evolvere nel secondo, ovviamente, ma che già da questo sono capaci di conquistarti e farti affezionare a loro. Sicuramente ne parlerò ancora in futuro. Ultimo acquisto di Rimini per l'Upper Comics, Un posto dove vivere di Midori Yamane, preso con lo sconticino dello stand perché era da un po' che lo volevo leggere. Mi interessava questo volume, mi interessava la storia che volevo raccontare e quindi l'ho comprato. E questi erano finalmente tutti gli acquisti del mese di luglio. Grazie per aver visto questo video. Vi ricordo che in descrizione trovate il link di Starshop e inserendo il codice sconto codice curo avrete il 15% di sconto sul vostro acquisto. In descrizione trovate anche la mia pagina Facebook del canale per ogni domanda, dubbio, curiosità, tutto quello che volete, e il canale Telegram della Spalmati Crew. Se non siete ancora iscritti, iscrivetevi, lasciate un bel like per sostenermi. Arrivederci a tutti e al prossimo video. Cioè, ma adesso lo devo anche montare questo video. You